Questa mattina, con questo documento indirizzato al procuratore della Corte dei Conti, chiedo chiarimenti su quella appunto stabilizzazione, cioè la stabilizzazione di due avvocati all'interno dell'azienda ASL 1. Tutto questo, secondo me, contravvenendo alle linee guida, anche alla norma, che appunto è stata anche recepita dalla Regione Umbria con la delibera numero 177 del 26 gennaio 2018, che richiama un atto e una circolare di fatto di indicazione redatta il 15 febbraio 2018 nella conferenza delle regioni e delle province autonome, che puntualizza testualmente: in merito all'individuazione del personale tecnico sanitario, compreso quello dirigenziale, come in questo caso, la circolare precisa, come sopra riportato, che tale è quello direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza prescritta dalla norma di assicurare la continuità all'erogazione di servizi sanitari. Ora, gli avvocati non mi risulta che esercitino servizi sanitari, gli avvocati fanno altro, non fanno lastre, non fanno analisi, non fanno esami, non fanno visite mediche. Ne consegue, leggo testualmente, che al di là dell'espressione atecnica utilizzata dal legislatore, il personale dirigenziale destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale in ruolo sanitario, quindi tutto ciò che riguarda la sanità. Ora, tutto ciò assomiglia ancora una volta alla volontà politica di qualcuno, e sappiamo benissimo di chi, di creare due grandi megapoltroni in più, sprecando, secondo me, risorse pubbliche che devono essere impiegati per la sanità, cioè per curare i pazienti, accorciare le liste d'attesa, fare qualche esame più velocemente, aumentare anche di un euro al personale qualcosa, la busta paga al personale medico sanitario, tutto compreso dalle OS ai primari, invece di farcire l'apparato delle ASL di persone e personale che nulla hanno a che fare con la prestazione medico-sanitaria. Ecco per cui il motivo di questo esposto. Al procuratore mi dovrà spiegare chiarimenti, ovviamente, per quale motivo è stato stabilizzato due dirigenti avvocati, magari con quelle risorse stabilizzare qualche medico in più, perché tanto ce n'è bisogno in questa regione, visto le lunghe liste d'attesa.